Uè ragazzini! Ragazzi, ragazzi, ragazzi! Ta-da! Adesso le pupere. Ciao Lucia! Questo è il vestito che mi sono accorciata da sola. Molto, guardate, guardate. Non fate caso al casino che c'è. Nella sua... come si dice? Cosa? Trucco, parrucco, fatto io. E... fatto lui. Vediamo, fa vedere. Come prima volta, guardate. Deve migliorare, fare le attività. No, non devo migliorare niente. Guarda me. Vediamo che può vedere. Serio? Ma sai che siamo tutti quelli del fratello che entro? Salve, io sono il conte del marchese. Ah, la barba te la potevi togliere? No, la barba la devo tenere. Ma vai. C'ho il ciuffo qui. Ok, dai, andiamo che sappiamo. Dai, è tardissimo. Siamo in macchina nel tragitto che stiamo andando per la chiesa e quindi per la cresima. Vediamo Saverio. Ragazzi, ho cambiato, mi sono fatto la barba. Meno male. Vedete, mi sono fatto la barba. Visto quanto è bello, così piccino mio. Sembra proprio un culo del bambino. Aspetta che c'è una ceri. Liscio come un culo del bambino. Perché se il bambino è lardoso è un brutto culo. No, i bambini, i neonati. Si dice neonati. I bambini, si dice come un culo del bambino. Soffice e profumato. No, quello del bambino poche volte è profumato, anche il tempo che lo lavi è profumato, che già piscono e cagano. Però è tutta la salute, è tutta salute quello dei bambini. Quando diventano poi grandi è tutto... Si mangia, ragazzi. Qui c'è Rosannina. Yam! Ma cosa è bella? Cosa è bella? Riesci a farlo tu? Ciao gamberoni. Uè ragazzini, se la finisci. E siamo alla fine qui ragazzi, siamo al termine di questa serata di beneficenza. Oh, che beneficenza, il tuo pancino. Agapa. Oggi non ho toccato né un filo di vino e né un filo di birra. Bravo, come stai? Stai bene? No, sto normale, sto affannato. Abbiamo mangiato assai ragazzi, assai. Sì. Assai. Secondo me... abbiamo mangiato più delle altre volte. No. Più o meno uguale. Più o meno uguale, sì. Però tutto buono, ragazzi, tutto, sì. Tutto buono. No, sembra allora, che stanno dando il bacio in bocca. Sì. Praticamente, no, c'era... all'inizio hanno portato mozzarella in carrozza, poi c'era quella carne al... voltino, qual era? In voltino alla chardonnay. Quella era spettacolare. Madonna, mi scendeva in bocca. Poi mi sono girato, beh, ora ne prendo uno, poi casomai ne prendo l'altro. Invece... poi casomai ne prendo l'altro. Mi sono girato e non l'ho visto più in giro. In effetti. Poi c'era una parmigiana di melanzane. Fatta a tortino. A tortino. Poi c'era il prosciutto crudo. Poi c'era il polipo alla luciana. Anelli, gamberi, tutto. Un'insalata di pesce. Mm-hmm. Poi c'era tipo del pesce spada in pastella. Poi, questo è tutto come antipasti. Com'è? Questo è tutto come antipasti. Come antipasti. Poi cosa c'era più? Vabbè, poi c'erano gli strozzapreti. No, le trofie. Certo. Trofie ai frutti di mare, tipo alla marinara.
Poi per secondo c'era scelta. a scelta tra gamberoni, insalata di mare, Gamberoni, rosso misto, gamberoni, frutto carne misto, mista e frutti, arrosto misto arrosto misto o frittura o mista. frittura mista. E poi via dicendo Poi c'è c'era. stato. Si vede che i gamberoni li mangiamo poco a casa, tutto il tavolo che sono tutti Tutti i gamberoni. gamberoni, beh, no, che in che senso li mangiamo poco a casa? Cioè, voglio dire, la carne è più spessa, cioè è più semplice che te la fai a casa, come anche la frittura di pesce. I gamberoni li I metto lì gamberoni, a parte che, per sempre, no? senza offesa, scusami, senza offesa, lì non sono gamberoni quelli surgelati, gamberoni freschi Sono sono, quelli cioè, grandissimi. non li trovi, allora, quando sai che vai a mangiare in un posto dove cucinano bene e sono i prodotti di prima qualità, tu vai sul pesce ovviamente, o sulla carne per chi gradisce la carne. Poi per concludere c'era uno spiedino di frutta con del sonno. Aspè, tutto questo accompagnato comunque con le patate al rosmarino. Ah, Cioè, patate patate arrosto. al rosmarino, patate al rosso, al forno. Dicevo, poi c'era lo spiedino di frutta con del sorbetto al limone, poi torta spumante e sonno, tanto sonno, tanto sonno ragazzi. Perciò, tutto tranqui, tutto bene. Praticamente la sua nipote era alta 2 metri stasera, aveva dei tacchi olimpionici. Può fare le Olimpiadi. Può fare. E niente. Ci guardava dall'alto. A Voi tappi, che fate? Che fate? te. Allora, pure io avevo i miei buoni tacchi uguali a te. Sì. Ah, capami, non è Andate a vedere quando buono. vi abbiamo fatto vedere. Vedi, ero uguale a Fine? Ma io so che tu vuoi essere uguale te. Di a me. altezza. Ah, Perché per il resto no. capami, non è buono. Ma boh, ragazzi. Ora Lucia vi deve dare un messaggio importante. Condividete, commentate, mettete un mi piace, iscrivetevi e tanta Madonna buonanotte. mia, che palle. Un messaggio Ragazzi. tipo, sai quello della cosa dei mal di testa là? Che Ah, cosa leggere le. poi l'istruttivo. Madonna, uguale. Dai, ragazzi, sono 1:35, domani devo andare a lavorare e quindi Dani. per quello voglio andare a letto. Sto sbadigliando pure. Beh, ciao ragazzi, buonanotte. Buonanotte.